ci sono delle novità positive, ma ci aspettiamo che ne arrivino altre risposte a quelli che sono dei servizi essenziali del territorio. Ricordo anche che nella sanità territoriale a breve andranno in pensione ben 3 medici di medicina generale, oltre a una pediatra di famiglia, e quindi vogliamo delle risposte anche su questo, certe e veloci, in modo tale da garantire i servizi ai nostri cittadini. È il sindaco di Bibbiene, presidente della locale conferenza sociosanitaria dei sindaci, a fare il punto sulla sanità in Casentino e l'appello alla regione toscana per la mancanza di medici. Il bilancio tracciato presenta infatti luci ed ombre. In questi mesi sono successe un po' di cose, alcune positive e altre invece purtroppo negative. Partiamo da quelle positive: siamo soddisfatti come sindaci dei lavori che sono iniziati e che stanno procedendo con un buon ritmo per l'adeguamento antincendio del nuovo plesso dell'ospedale di Bibbiena, e sono iniziati anche lavori di demolizione del vecchio ospedale di Bibbiena, dove sarà invece costruita la nuova casa di comunità. Di questo siamo contenti, è un intervento del PNRR che abbiamo voluto fortemente come sindaci già dal novembre 2021 e che finalmente si sta realizzando. Passando però agli aspetti invece negativi, purtroppo ancora siamo a constatare la mancanza di professionisti sanitari, non solo medici, che senza dubbio sono le figure che mancano di più, soprattutto al pronto soccorso, che è a metà regime. Rispetto agli 8 medici che servirebbero, ce ne sono 4 in servizio, ma non solo medici, ci sono carenze anche di infermieri, anche di OS e di altre figure professionali sanitarie. Un ringraziamento va sempre a tutti i professionisti attivi che reggono la nostra sanità, però c'è bisogno adesso di risposte e le pretendiamo da parte della regione toscana. Abbiamo dei consiglieri regionali del territorio, peraltro un consigliere proprio casentinese che è anche in commissione sanità, pretendiamo delle risposte certe e veloci, perché il Casentino non può essere lasciato indietro, deve essere tenuto alto il valore sanitario della nostra vallata.